sono arrabbiato perché abbiamo perso, perché comunque io ho visto una prova comunque di carattere, cioè nonostante eravamo, nonostante fossimo in 10-9, abbiamo sostanzialmente dominato la partita e comunque siamo andati avanti, nonostante delle difficoltà, dei contropiedi che si possono fare e comunque delle difficoltà che poi si hanno quando fai un contropiedi o in 10 o in 9. Non mi è molto addirittura piaciuta quando la situazione in cui stava Narciso che rinviava il pallone e poi addirittura è dovuto tornare indietro perché qualche giocatore del Melfi, qualche insomma addetto quasi quasi del Melfi, ha messo un pallone in campo facendoci perdere più tempo. Poi è incominciato con le tarantelle come al solito che hanno perso tempo, però non mi sento di dire hanno giocato male, hanno comunque giocato bene. Io dico la verità, il rigore, il Favo non sono riuscito a vederlo che è dato rigore, quindi non mi esprimo in quanto non l'ho visto. Certo, questo pareggio 1-1 è avvenuto comunque in un momento in cui la difesa forse è un po' dormita, non era concentrata. Il Melfi, una squadretta, ci ha battuto 2-1, però mi ha molto colpito veramente la personalità che i giocatori avevano. Hanno comunque creato occasioni. Abbiamo giocato bene, secondo me. Tu cosa dici? Anche perché poi col Melfi ci dice sempre male, non è che è la prima Sì, volta che perdiamo. lo so. Purtroppo ci capita spesso di perdere con loro e questa è una cosa che dispiace, però va così con loro. Sì, vabbè, pazienza, dai, Dai, dobbiamo, non è ancora finita, il cambio non è ancora finito, è ancora lungo, cioè, secondo me ce la possiamo fare, ce la possiamo fare tranquillamente, ce la Sì, facciamo, è sono chiaro. convinto. Poi voglio dire, gli altri, nessuno scappa più di tanto. È difficile commentare le sconfitte, soprattutto quando ci si rende conto che la partita era alla nostra portata. E Sì, poi diciamo infatti. la verità, dai, insomma, io non me la sento di rimproverare la squadra per No, come ha sì. giocato oggi. Le solite ingenuità, anche qualcuna in più, perché troppe espulsioni, anche se quell'arbitro è stato un po' troppo protagonista. Sì. Rigore compreso, che secondo me non c'era, ma vabbè, Io ripeto, cambia il Favo poco. non l'ho visto, però ho visto cioè il secondo rosso, francamente, non ho capito. Posso capire magari il primo di potenza che effettivamente protestava, però il secondo rosso io non l'ho capito. Il secondo rosso non l'ho capito. Valentino, e tu? Ciao, Ciao eccomi. Valentino, buonasera. C'è poco da dire. Vabbè, Cioè, qualcosa peccato. fosse un peccato, Sì, sì. è una partita mi sembrava. Cioè, il Melfi ha vinto senza fare veramente nulla, come spesso poi succede. Però è stato tutto forse girato intorno al pareggio, perché quando hanno segnato sta rete stupida all'inizio del secondo tempo e poi ci sono innervositi, pure Potenza, magari, insomma, sarà stato quello. Però cioè, cadiamo spesso sempre in questo stesso errore, poi le partite scorrono, il tempo va avanti e non c'è verso di raddrizzarle. Poi. Beh, questa volta però rispetto a una squadra che era partita molto molto chiusa come il Melfi, perché nel primo tempo sembrava la solita squadra che contro il Foggia si chiudeva a oltranza, questa volta un pochino di varchi riuscivano a trovarli. Sì, però. Paradossalmente, paradossalmente poi proprio oggi ci siamo beccati un po' in contropiede questi gol. Vabbè, il Però secondo abbiamo rischiato, cioè, De Zerbi poi ha messo tutti i cambi che ha fatto per vincere la partita. In centrale credo fosse quinto, giocasse come centrale di difesa, gli è scappato quel pallone. Però al di là di questo, cioè, la partita già era andata storta, anche se avessimo vinto, comunque avevamo perso potenza. Poi è entrato Gerbo che mi sembra si sia infortunato pure, spero di no, ma così sembrava. Insomma, anche per cioè, queste partite devono passare liscio come l'acqua. La partita vera era quella di domenica prossima, questa bisognava vincerla, archiviarla e andare avanti. beh, insomma, Melfi non è una delle ultime squadre in classifica. Adesso io non so esattamente dove l'abbiamo lasciata, No, però però diciamo, mi sembrava. eravamo 1-0, senza subire granché.
siamo stati superiori anche per tutto il secondo tempo, secondo me, che ne scrivono, insomma, anche perché le occasioni ci abbiamo avuto tra il colpo di testa di Agnelli, quei due miracoli alla fine del portiere, una cosa e l'altra. Boh. Sì. Vabbè. Pazienza. Volevo dire una cosa, Dimmi, man. volevo innanzitutto far parlare anche un altro amico mio che insomma segue anche il Foggia, come ti avevo detto l'altra volta. Io Sì. ho scritto la partita con alcuni miei amici, un ragazzo comunque della Roma, un tifoso della Roma che però simpatizza per il Foggia anche per Gioco Zemaniano e comunque ha detto che c'è uno schema anche questa gente abbastanza aggressiva. Adesso lo passo. In Quindi questo insomma, di De Zerbi. sì, questo ci ha detto questo, gioca un po' come Zeno. Sì. Buonasera. Ciao, buonasera a te. Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione perché ho avuto modo di vedere già altre volte con Manuel che mi ha fatto vedere i video. È una bella trasmissione. Vabbè, questa è Anche una trasmissione fatta da tifosi, ecco, qui non siamo professionisti, nessuno di noi lo è, siamo solo ho avuto. appassionati. Appassionati, però dal mio punto di vista comunque professionale. Commento almeno nei commenti che ho visto, che ho avuto modo di vedere l'altra volta, professionali. Beh, sì. Spiace dover commentare una sconfitta del Foggia che comunque è stata immeritata. Ha mostrato carattere nel secondo tempo perché con l'uomo in meno non ha rinunciato ad attaccare, pur prendendo rischi, ha cercato la vittoria. Purtroppo è arrivato il gol del 2-1, però non ha dimostrato la Visto, mentalità. tu sei meno condizionato sicuramente dalla passione perché sei sicuramente più sereno nel giudizio. Come la valuti la prestazione del Foggia? Non so se hai visto altre partite anche perché poi. Ho visto un po' spezzoni, non ho proprio seguito perché purtroppo spesso a fine settimana lavoro e quindi mi perdo anche Ma quella di le oggi l'hai vista? partite della Roma. Oggi l'ho vista, non abbiamo potuto vedere rigore perché abbiamo avuto problemi tecnici e anche la prima espulsione del Foggia è stata per proteste? No, Secondo giallo. la prima forse il secondo giallo, sì, aveva preso il secondo giallo. La seconda espulsione era. No, la prima espulsione era per proteste sul secondo fallo, però non era un'espulsione diretta, era. No, no, infatti di quello ha peccato, il secondo giallo magari uno se lo potevano risparmiare. La seconda no, la seconda c'è stata un'espulsione diretta. No, il Foggia ha giocato bene il primo tempo, comunque la partita mi è sembrata un po' più bilanciata, anche se ha tenuto l'iniziativa il Foggia. Secondo tempo mi ha meravigliato positivamente, che quando ho visto che con l'uomo in meno ho pensato, qui si metterà difensiva, invece il Foggia ha continuato ad attaccare, comunque al finale ha avuto quelle occasioni che a noi e Manuel soprattutto hanno fatto urlare il gol perché sembravano invece il portiere Sì, ci sono stati di un là, paio di salvataggi. sì, Senti, non abbiamo Valenti, sentito bene proprio il tuo nome, tu sei? Gianluca, scusate, non mi Gianluca, ricordo. Gianluca. No, ma forse ero disattento io. Gianluca è romano e romanista? Sì, Romano è romanista, Ah, sì. beh, benissimo, benissimo. Allora, tu sei di quelli che dicono che a Roma ci sono solo i romanisti e gli altri sono di passaggio. Più o No, meno, vabbè, no? questa rivalità cittadina c'è, però. È diverso, è Diciamo diverso. che i romanisti sono i romani veri, gli altri sono un po' più di fuori, però. Un po' così. Allora, aspetta che ti facciamo parlare con uno che a Roma ci sta, Valentino. Che ti devo Hai dire? visto? Hai visto? Ci portiamo gli ospiti e purtroppo qualche volta cerchiamo di fare bella figura, ma commentiamo anche le sconfitte. Però un complimento, Gianluca ce l'ha fatto, poi alla fine a Foggia anche in C, però Gianluca noi siamo partiti dalla D con queste cose, anche in serie minori comunque riusciamo a seguire la squadra lo stesso, no? È vero, Valentino? Ah sì, certamente. Non è Peccato, che. speriamo di allontanarci presto comunque da queste categorie, perché poi. Certo. Certo, è Però vero. insomma, non manchiamo mai. Oggi ho visto anche che c'erano un po' di tifosi, non so se il fatto della tessera della settimana scorsa, diciamo che qualcuno in più Non l'ha so fatta, se ci perché voleva la tessera a Melfi. Comunque a Melfi non abbiamo mai avuto problemi. Sul
sugli spalti. I veri problemi li abbiamo però sul campo Certo, perché ci dice male da diciamo. un po' di anni, eh. Sai, una di quelle. Zaffo dice che Esattamente. ci voleva la tessera in chat, quindi probabilmente è così. Ci voleva la tessera, però comunque c'era un bel seguito, eh. C'era un bel seguito, da quello che hanno detto anche abbastanza tranquillo, quindi non ci sono problemi. E Valentino, che cosa, come lo vedi tu adesso il prosieguo? Beh, adesso Perché sono adesso arriva una sicuro partita che dentro o fuori, insomma, no? sì, però sai, fossimo arrivati con questa vittoria, cioè, avrebbe avuto tutto un altro spirito la partita di domenica prossima, sabato, quindi, insomma, adesso così diventa un altro tipo di partita che a noi serve un po' per rimanere a galla, però non c'è più quella sfida diretta che poteva essere se avessimo vinto oggi, insomma, ci avrebbe avuto tutto un altro sapore. Sì, certo, è chiaro che è sempre meglio vincere che No. perdere le partite, su questo non c'è No, ma a me dubbio. scoccia perché sai, avessimo perso con merito l'avversario ti sovrasta, ma perdere così senza nemmeno capire bene il motivo per cui abbiamo perso, passando la partita uno dice ma come è possibile che abbiamo perso? Sì, Quindi abbiamo avuto anche partite in cui abbiamo giocato peggio, in cui ma siamo andati avanti in maniera svogliata, le occasioni le abbiamo avute. Gianluca ricordava prima che ci sono stati momenti in cui le urla si sono sentite, penso, dappertutto qui perché stavamo per segnare. C'è stato un portiere veramente di altissimo livello nel ha fatto Melfi. quei due miracoli alla fine. No, ha fatto il suo lavoro perché poi il portiere lo mettono per fare quelle Eh no, cose. certo, sì, però tra lui e quello del Martino l'altra volta tutti si esaltano. Sì, Quasi questo è vero, si esaltano, però ci abbiamo provato, ecco, in altri casi non facevamo neanche un tiro in porta. Ci sono state le però la partitacce differenza. pareggiate, per di più, questa l'abbiamo persa, ma abbiamo fatto molto di più. Però appunto la differenza tra noi per quello non riusciamo a entrare mai stabilmente nei playoff, perché le squadre che ci stanno davanti queste partite non le pensano proprio, cioè le partite che appena fatto un gol sono finite, Beh, noi cioè abbiamo non si fatto può, una bella non si rincorsa però, possono, Valentino, eh. sì, però non si possono riaprire partite del genere, una squadra come il Foggia, una volta che riesce ad andare in vantaggio contro queste squadre, le partite devono finire. Oltretutto poi siamo rimasti in 10 noi. Boh, non capisco, succede tutto al contrario di quello che deve succedere, insomma, dovrebbe essere l'avversario a innervosirsi, a sfilacciarsi, insomma, invece succede a noi. Ma forse con un gioco Cioè, non aggressivo si come quello capisce. del Foggia, con un gioco aggressivo è più facile poi diciamo incorrere in errori. Quando hai un gioco più coperto, più tranquillo, meno zemaniano, Però diciamo, insomma. poi le responsabilità sono anche dei singoli, perché pure Potenza, per quanto Sì, diciamo, non c'è dubbio, eh. non è possibile che succeda una cosa del No, genere, no, non c'è dubbio. Su questo è hai pienamente inaccettabile. ragione. Non è ammesso che si fanno questi Io adesso errori. non so che cosa è successo lì nella fattispecie, però non da, io lo sai, non lo sarei aspettato da Bencivenga, ma non da Potenza, insomma, no, non è possibile. Bencivenga è accortissimo a non farsi cacciare. Ma purtroppo cacciano sempre gli altri e ce li ritroviamo sempre in campo. È una cosa. Adesso tra Agrea e Potenza giocherà di nuovo Bencivenga. Vabbè, ma perché non ne abbiamo altri a questo A punto? meno che non si è fatto male, perché poi lui pure è uscito per infortunio. Non so Vabbè, non ci sperare, non ci sperare. Poi non ci abbiamo, se. noi non Tra l'altro, abbiamo altri anche il terzini. pareggio, secondo me è colpa sua pure il pareggio, perché lui stava lì era un passante a centrocampo, mentre il Melfi era lì che grossava. Senti, però una cosa è anche da dire. C'è Diego dalla Francia che ci dice. Ma insomma ci rendiamo conto che noi, cioè il nostro obiettivo all'inizio era la salvezza, ora comunque siamo là, poi alla fine se non è il Foggia a lottare per i playoff vuol dire che i playoff sono già decisi, quindi comunque sia noi ci siamo dentro. E abbiamo Lo visto che so, ci sono però. squadre come il Lecce che come niente, pur essendo più forte, hanno inanellato una serie di sconfitte o di punti persi una dietro l'altro e sono state risucchiate. E quindi, insomma, alla fine non Ma dobbiamo io neanche demoralizzarci più di tanto.
Ma io mi demoralizzo perché cioè io figurati posso accettare tranquillamente una sconfitta, però non una sconfitta in questo modo, non è, cioè è uno spreco, non è perdere, sai, giochi col Benevento, abbiamo perso 2-0, che vuoi dire, è andata così la partita, però perdere così 3 punti in questo momento fondamentale, con quegli scontri diretti che c'erano oggi, è Certo. un'offesa proprio al nostro campionato, non è. Certo. Beh, abbiamo visto che anche la Casertana ha perso. Ci Però ha perso con consola? Vestabbia, sì. Lo so, però Noi sempre lì è avevamo rimasta. l'occasione di guadagnare punti su tutti oggi, in realtà li perdiamo su diverse squadre. Però Gianluca. speriamo di rifarci già domenica, sabato. Gianluca, tu Altro? che. Sì, volevo Sì. chiedere una cosa a Gianluca. Visto che sicuramente il Foggia non pretendiamo che sia la maggiore occupazione delle tue domeniche o dei sabati calcistici, c'è un abisso fra la Serie C e la A? Cioè, chiaramente la differenza che ci sia lo do per scontato, ma è abissale? Cioè sono. Ti dà l'idea di vedere una partita parrocchiale quando vedi magari, non dico la No. Roma, ma qualche squadra magari di media classifica della Serie A o della Serie B è così diversa da questa Serie C? A meno quella che ho visto oggi, no, onestamente no. Comunque. Campi a parte, perché poi mi capisco Sì, per anche campo sì, che. quello era Quello si sicuramente vede. Quello migliorabile. si vede, sì, all'Olimpico state messi poco poco meglio, sì, dai, Sì, questo ecco, questo sì. Vabbè, sicuramente. anche se da noi quando piove il campo si distrugge abbastanza. Ma in Abbastanza. Germania ci andate a vedere questa colonia italiana in Germania? Va a vedere ogni tanto qualche partita, visto che la Bundesliga noi la vediamo solo su Skype. No, noi non andiamo. Poi il problema è che io lavoro, infatti spesso per me è difficile anche seguire la Roma, che è la mia passione, perché lavoro il sabato e la domenica e quindi E lavoro quindi. proprio in orari di partite. O riesco a farmi dare libero o spesso non la trovo. Quindi spostarsi, noi abitiamo qua a Münster, quindi Dortmund non c'è lontano, però spostarsi per andarla a vedere equivale Sì. Poi ad avere la giornata libera che. stamattina Manuel ci ha fatto vedere che c'è un po' di neve ogni tanto da quelle parti. E Sì, abbiamo quindi. avuto la neve oggi per la Per prima volta quest'anno, sì. la prima volta quest'anno, quindi è arrivata prima a Foggia la neve, da quello che. Visto Sì, che a fine anno ci ha bloccato la città. Vabbè, c'era qui in vedi. questa città, c'era un piccolo nevischio, c'è stato, ma poco nulla. Oggi invece è proprio piena di neve. Comunque, tornando alla tua domanda, non c'è, cioè, con tutta questa differenza non l'ho vista, non ho avuto l'impressione di vedere come diceva Una lei, una grande. partita parrocchiale, perché si è No. giocato abbastanza bene, nonostante la difficoltà del campo. Valentino, allora dobbiamo rivalutare Bencivenga, vedi, anche in Serie A magari c'è un Bencivenga. O dici di no? Ma io ci credo poco, nel senso che io prima lo vendiamo, secondo me prima possiamo puntare di nuovo in alto, perché è un buco nero proprio nella nostra squadra. Io ho fatto una domanda in chat, però effettivamente a tutti abbiamo dimenticato una cosa, che Pinna che giocava dall'altra parte ha giocato pure bene, e il Pinna giocava con noi, l'avevamo preso noi, perché l'abbiamo rimandato indietro? Abbiamo fatto bene? Se non sbaglio, avevo letto che c'era qualche problema di carattere con De Zerbi, non so se Non si sono presi di qualcosa del carattere. genere, sì. Ah. In ogni caso, comunque. Allora. No, quello che dicevo è che alla fine Pinna ci è mancato meno, perché comunque a sinistra non abbiamo mai avuto particolari problemi. Alla fine Agostinone ha giocato bene tutto il campionato, quindi non. Però Quindi lo quello che io non potevamo ho mettere a sofferto. destra, no? Perché poi Agostinone va No, dappertutto. quello forse sì, però. Cioè, possiamo pure trovare un terzino destro destro e basta, no? Non è per forza. Anche perché pure lo Iago, insomma, anche lo Iago non potrebbe andare meglio. Certo. Non. Certo. Manuel, tu Senti. stavi dicendo qualcosa? Sentire un attimo il mio ospite che è venuto, che va a commentare anche il Foggia. Adesso però ci spostiamo più verso la Sicilia, eh. Ah, Manuel ci sta facendo delle sorprese, Valentina, ti devi attrezzare pure tu. Quindi Allora, possiamo il spostare la nostro Sicilia. ospite di oggi è. Buonasera a tutti, mi chiamo Ciao. Giacomo, Ah. vengo da Palermo. Da Palermo, guarda, se non Mi vieni chiamo. da Palermo potevi venire da Lecce, perché a Lecce c'hanno una parlata molto simile come il nostro Valentino, è vero Valentino? È vero, sì. Avete una parlata come Siciliani. i siciliani, è uguale. Allora, scusa, ripetimi il nome.
Giacomo. Giacomo, Giacomo. Allora, Giacomo, tu tifi Sì. Palermo, sicuro, no? Io sono un pochettino un'eccezione, un pochettino. No, No, Catania, Catania no, pieno, che fai? no, né Catania né Palermo. Sì, il Palermo quando posso, magari lo seguo un pochettino, sì, e poi fa piacere la città dove sono cresciuto. Però cioè, da quando ero piccolo ero sempre appassionato Juventus. un po' dell'Inter. No, Juventus. Ah, Perché, wow, dico, l'Inter. guarda caso, c'erano tre tedeschi quando io ero piccolo che mi hanno fatto un po' innamorare un po' dell'Inter, quindi e oggi mi ritrovo qua in Germania pure a Ma tu vivere. hai Quindi capito perché ti ha fatto intervenire in trasmissione oggi, Manuel? sì, insomma, per parlare un pochettino anche del Foggia, no? No, Quindi no, 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 non solo non è per dell'Inter. quello. No, adesso ti spiego. No, invece ti ha chiamato proprio perché sei dell'Inter. Perché questa è la settimana che precede una ricorrenza storica per Foggia. C'è il 3. Eh sì, perché noi il 31 gennaio del 1965 ce lo siamo scritti proprio in rosso nero su tutti i calendari. Adesso facciamo 50 anni, perché il 31 gennaio del 1965 il Foggia, che era appena arrivato in Serie A per la prima volta nella storia, ha battuto la grande Inter, che era campione del mondo, 3-2. Ci sono tutta una serie di iniziative, compresa una che stiamo mettendo su proprio con degli amici a Mitico Channel, che ricordano quell'evento, e compreso anche un bel libro che verrà presentato a brevissimo. E quindi ti ha invitato così noi lo potevamo ricordare. Certo, era meglio vincere anche oggi, ma non ci è andata bene. Allora, Vabbè, Giacomo, dici la tu che co prossima cosa hai volta. visto, che cosa hai visto, che cosa ci vuoi dire? Mi unisco un pochettino un po' al giudizio di Gianluca, anche di Manuel, insomma. Una partita ho visto nel primo tempo equilibrata, direi. Comunque con un Foggia che controllava agevolmente la partita. Ed è Sì. passato in vantaggio, insomma, il rigore purtroppo qui ce lo siamo un po' persi. Ah sì? No, vabbè, io non l'ho visto, nel senso che io guardavo la partita, ma per me non c'era. Poi l'arbitro oggi Però l'ha toccata con la mano, dai. sì, ma che l'abbia toccata non c'è dubbio, ma l'ha toccata cadendo a terra, scendendo, facendo una No, scivolata. ma io sono d'accordo che è una regola Non lo stupida, so, però non lo siccome so. esiste Sì, così, quindi ha deviato un po' il. Però, insomma. ce l'aveva alzata. Beh, diciamo che se non ce la dava, non è che proprio là adesso stavamo. E poi comunque ce l'ha dato, abbiamo perso uguale, quindi meno No, grave. anch'io Però non pensavo. era Una così scandaloso, secondo me, non era. volta che era passato in vantaggio il Foggia, pensavo potesse controllare un po' meglio, non so, anche il primo tempo finito 1-0, ok, non credevo magari che si facesse un po' sorpassare, ecco, addirittura perdere Sì. la partita. So, visto il primo tempo, ho visto una partita equilibrata, ripeto. Una volta passato in vantaggio, il Foggia doveva magari forse gestirla un po' meglio. Sì. Però, Bene, il primo tempo ha secondo giocato me, meglio, forse, diciamo. sì, dico O sì. meglio, il primo tempo il Melfi è partito chiuso, non voleva far passare nessuno. E si è beccato il gol. Nel secondo tempo, magari le cose sono andate in maniera diversa, però in contropiede sono stati comunque molto efficaci. Potevano anche fare, magari non segnavano nell'occasione che abbiamo visto noi, ma potevano farlo qualche altro gol. C'è stata, se non sbaglio, sì, qualche Sì, altra sì. piccola occasione anche per Sì. fare il terzo gol, però quella purtroppo è una conseguenza, insomma, anche perché il Foggia ha provato a pareggiarla e quindi di conseguenza si scopriva, aveva l'uomo in meno e quindi poteva beccare anche il terzo gol. Certo. Prendo atto che in chat mi dicono tutti quanti che la regola della volontarietà o meno in questo caso non conta, che ha alzato il braccio e quindi vabbè, è rigore quando in chat lo dicono e quindi era rigore sicuramente. Va bene, Valentino, allora cosa facciamo? La prossima partita mica dobbiamo fare Allenamento. l'allenamento, dai, ce la dobbiamo giocare. Vieni Benevento, che Sì, diamine? no,
certo, comunque sì, però Magari lo battiamo a fine settimana, battiamo il Benevento e tutti a parlare di quanto ci manca per la Champions. Contiamo i mesi che ci forse Valentino è pure un po' amareggiato per il fatto che appunto il Foggia, che sia una squadra di blasone, che sta facendo credo un buon campionato, no? Sì. Questa è la mia prima partita che vedo. Una volta che in una partita fuori casa stava primo Era tempo tutto diciamo facile, vero? è andato tutto bene, è passato in vantaggio, ecco, bisogna, ecco, gestirla un po' diversamente, non beccare cercare di evitare queste espulsioni che hanno fatto sbilanciare un pochettino la squadra, credo. Perché Quello nonostante è più grave. come? Quello è più grave. Le espulsioni sono persino peggio del risultato, perché sai, si No, la possono anche. differenza è incredibile, non è possibile, È vero, sì. Soprattutto poi da uno esperto. Tra Giacomo l'altro, poi Potenza ha sapendo giocato in ieri la A, partita cioè voglio prossima. dire, uno di quelli Sì. che dovrebbero andare lì per calmare i ragazzini, invece. Ma poi lui per primo, sapendo anche che ci tocca il Benevento settimana prossima, che Gigliotti non si sa se è infortunato o meno, non puoi. Non so che gli è passato per la testa, vado, gli sarà un attimo. Boh. Sì, è vero. Oppure l'hanno provocato, io non so, cioè, voi ce lo dirà probabilmente, nel senso, a qualcuno ci spiegherà che cosa è successo. Tra l'altro è stato espulso su una punizione a nostro favore, che è ancora più incredibile. Per proteste, Però e appunto la cioè non si punizione fa ce così, l'avevano data, nemmeno a dire. non si fa così. No, Non ma capisco un fallo. guarda, non c'è niente che possa giustificarlo, perché a parte il fatto che lo sviluppo della partita ha dimostrato che noi abbiamo avuto occasioni fino all'ultimo secondo, quindi tu devi sapere che non è che stai perdendo con 3 gol di scarto, tanto vale in qualche maniera. Certo. Ti pare, cioè non, devi mantenere la calma e giocartela fino all'ultimo secondo. Oltretutto, ecco, se ci fosse stato lui che è un centrale di ruolo, probabilmente il secondo gol nemmeno l'avremmo preso, insomma, quel pallone che è passato così, diciamo, quinto, sia in queste circostanze che Sì. pure il gol che abbiamo preso settimana scorsa, è chiaro che non è un centrale di difesa, no? Mi manca un po' probabilmente la visione, l'orientamento in quel ruolo, non so. Certo. Sì, non è il suo posto. Poi chiaramente Come si adatta, è però. vero che abbiamo anche fatto punti giocando con un uomo in meno, però non è che è una regola fissa. Cioè, volendo si può anche giocare in 11, cioè pare che sia consentito. Io non so se abbiamo il record delle espulsioni, però questi ragazzi una regolata se la dovrebbero dare. Allora, Giacomo. Ci Sì. spiace non averti fatto commentare una vittoria, anche perché poi Mi se spiace parliamo. anche a me. Vabbè, d'accordo. Oggi che abbiamo gli ospiti, non riusciamo proprio, eh? Vabbè, dai. Allora, concludiamo così abbiamo. Innanzitutto devo dire che ha fatto piacere a tutti, lo dico Innanzitutto devo dire che ha fatto piacere a anche per tutti, gli lo dico amici anche. che sono in chat, che ci seguono, ci ha fatto piacere avere degli ospiti, Giacomo e Gianluca. Manuel ormai è un'avanguardia avanzata della nostra trasmissione all'estero. Se poi vogliamo fare qualcosa anche di allargato ad altri argomenti o ad altre squadre, siamo ben lieti di organizzarlo. Io vorrei solo fare un giro finale di saluti. Valentino, dai, su, non ti abbattere, che vedrai che Va domenica prossima bene, siamo qua a commentare forza, ben altri forza, risultati. forza Foggia, dai, Sì, avanti, siamo alla prossima, sopravvissuti a dai. sconfitte peggiori. Certamente, va bene, va Giacomo, bene. buon campionato a Foggia, dai. Un saluto qua da Münster. Un saluto, grazie mille per l'ospitalità. Ciao Giacomo, grazie a voi per essere intervenuti. Se volete intervenire la prossima volta, magari alla prima occasione possibile, che sarà sicuramente già la prossima in cui andiamo a vincere, così magari ci esce anche più semplice, più facile. Va bene? Bene, Grazie Giacomo, grazie grazie a Gianluca, voi. grazie Manuel. Vediamoci. Ciao, Ciao Manuel, alla prossima, organizzati lì, ciao. fai un bel club di mitici da quelle parti. Ciao Vale, saluto tutti. Ciao a tutti. Ciao Ciao. ragazzi, ciao.